Diciamo che sono volato in cielo tra le fanciulle, che mi dispiace tanto, anche per il paese che è distrutto, questo paese, che non è mai successo niente. Io sono 23 anni che sono qui, che abito, non è mai successo una cosa del genere. Una comunità sconvolta, chiusa in se stessa, incapace di trovare le parole per esprimere il dolore per la morte di tre bambine e soprattutto incredula di fronte alla madre che le ha uccise. Una madre e tre figlie, da tutti conosciute e stimate, come conosciuto e stimato era il marito, separato dalla donna, ma presente alla vita delle figlie. Chiuso è il paesino sul lago di Lecco, finora noto per le pagine manzoniane dedicate alla conversione dell'innominato, ma ora al centro dell'attenzione di tutti per una tragedia di cui tutti parlano. Sottovoce però, e sono pochi quelli che accettano di condividere i pensieri con i tanti giornalisti presenti. È stato un po' dura per tutti, perché non si pensava mai che succedesse una cosa del genere, ecco. Però si hanno davvero parole, come si può avere parole con tre bambine morte così? E domani pomeriggio tutta la comunità si riunirà in Basilica a Lecco per esprimere nella preghiera quell'amicizia che in passato si era espressa anche nel sostegno concreto che la Caritas locale dava alle tre bambine e alla loro mamma. La Caritas ha ascoltato questa famiglia, soprattutto la mamma, ha offerto un aiuto mensile da novembre, ma probabilmente questa donna voleva di più. Questa donna sicuramente aveva bisogno di una fame di senso, di speranza per le sue figlie che amava in una maniera forte, così forte da raggiungere anche davvero la follia.